Al Teatro Bellini di Catania il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale, che ha visto in scena la presenza di grandi professionisti, musicisti d'orchestra guidati sapientemente dalla bacchetta del maestro Carmen Failla, ovviamente in scena i brani più belli che fanno parte della più romantica e lirica tradizione natalizia. Il programma di stasera è un programma che vuole coniugare la tradizione del Natale con col teatro, è una sorta di Natale a teatro. Infatti cominceremo con un pezzo di Handel, che è un autore barocco, però in una trascrizione molto interessante di un compositore inglese tardo romantico, che è un pezzo che proprio ci introduce nell'atmosfera del Natale. Seguirà un bellissimo valzer di Waldteufel, che è I pattinatori, quindi già siamo nell'atmosfera delle slitte, del ghiaccio, del freddo, della neve e del Natale nordico. E poi proseguirà appunto con questa sorta di Natale a teatro, perché eseguiremo l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, che è un capolavoro assoluto del teatro mondiale, e un altro capolavoro assoluto però del teatro dall'altra parte del mondo, cioè un capolavoro del teatro russo, che è Il principe Igor, del quale eseguiremo l'ouverture. La seconda parte invece sarà tutta dedicata al balletto. A Natale non può mancare la tradizione dello schiaccianoci, con la sua magia, con la sua poesia che ci riporta un po' tutti i bambini. È sempre, guardi, salire sul podio dell'orchestra del Bellini è sempre un'emozione, perché è un'orchestra di grande qualità, di altissimi professionisti, e quindi stare davanti a loro è sempre un'emozione, è sempre gratificante e ti dà sempre un po' di batticuore, a maggior ragione quando si tratta di condurre l'orchestra appunto in questa occasione così festiva, dove appunto un po' tutta la città vuole ritrovarsi. (Musica)